eccoci al consueto appuntamento con il Best of the Week. Oggi vi proponiamo le classifiche di vendita dei giochi PC e console per la prima settimana del 2012. Il periodo esatto è dal 2 all'8 di gennaio. Ricordiamo che le classifiche sono fornite da ESV in collaborazione con GFK Retail and Technologies, mentre le classifiche di preordine si riferiscono alla settimana successiva, quindi dal 9 al 15 di gennaio, e arrivano da GameStop. Iniziamo dalla classifica di vendita su console. Decima posizione, qui troviamo un titolo per Wii di Sega, Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012. È il terzo della serie Mario e Sonic, ma è soprattutto il gioco ufficiale delle Olimpiadi estive di quest'anno. Si tratta di un videogioco sportivo, come facile immaginare, e che propone tutta una serie di eventi legati a specialità olimpiche a cui il giocatore potrà partecipare nelle vesti di un personaggio Nintendo oppure Sega. Tra le novità troviamo il calcio e l'equitazione, insieme a versioni migliorate delle specialità apparse nei titoli precedenti della serie, e in più c'è anche una modalità cooperativa. Insomma, questo titolo è piaciuto ed è finito giustamente in top 10. Nono posto per il quarto e più recente capitolo della serie Assassin's Creed, ovvero Revelations, titolo che chiude un ciclo per questa serie di grande successo, scrivendo la parola fine alla saga di Ezio Auditore. Le rivelazioni del titolo hanno giustamente fatto gola agli appassionati, che quindi lo hanno premiato acquistandolo, ed infatti è stato costantemente in top 10 nel periodo natalizio. In questo caso parliamo della versione PlayStation 3. Ottava posizione invece per un bundle Wii Play Motion più controller Wii Remote Plus. Si tratta del nuovo episodio della serie Wii Play, che sfrutta le caratteristiche esclusive del sensore Wii Motion Plus incluso nel controller in bundle, proponendo quindi un totale di 12 minigiochi da affrontare da soli oppure in compagnia di amici. Un must per le feste, e infatti si è accaparrato l'ottava posizione. Settima posizione per l'immancabile titolo calcistico, ovvero Pro Evolution Soccer 2012 di Konami in versione PlayStation 3. E subito a ridosso, in sesta posizione, l'arcirivale FIFA 12, con cui Electronic Arts è riuscita nell'impresa che solo qualche anno fa sembrava improbabile, ossia superare il rivale PES nel tasso di gradimento tra gli appassionati di simulazioni calcistiche. In quinta posizione, arriviamo in zona alta, troviamo invece un titolo per la portatile 3DS, ossia Super Mario 3D Land, dodicesimo gioco della serie principale di Mario ed il primo interamente in 3D a fare il suo debutto su una console portatile. Super Mario 3D Land vede il giocatore impegnato a salvare la solita principessa Peach dal solito cattivone Bowser e propone meccaniche di gioco collaudate con un mix tra il gameplay dei Mario 3D e di quelli storici in 2D, il tutto condito dal 3D stereoscopico. Il gioco è piaciuto molto ed ha trainato le vendite di Nintendo 3DS durante le feste, insieme ad un altro titolo che ha conquistato la quarta posizione della nostra top 10 console. Si tratta di Mario Kart 7. In questo settimo capitolo della popolare serie Mario Kart tornano quindi le meccaniche note, insieme ad alcune novità come la personalizzazione dei veicoli, la possibilità di correre sott'acqua e di planare usando un'ala in stile deltaplano, e poi nuove piste insieme a piste storiche della serie, e infine il multiplayer online. L'accoppiata Super Mario 3D Land e Mario Kart 7 ha dato una bella spinta alle vendite di 3DS. Arriviamo così in zona podio, terza posizione della classifica di vendita su console, per il titolo che è stato capace di sbriciolare il record di incassi di Avatar, superando il miliardo di dollari incassati in soli 16 giorni. Ci riferiamo naturalmente a Call of Duty Modern Warfare 3, che si piazza sul gradino più basso del podio in versione PlayStation 3. Il nuovo capitolo dello shooter bellico, firmato da Infinity Ward e Sledgehammer Games per Activision, mette in scena un terzo conflitto mondiale, con gli Stati Uniti impegnati a difendere New York da un assalto sovietico. Passiamo alla seconda posizione, e qui ormai il cerchio si stringe sui possibili candidati, e ad aggiudicarsela è FIFA 12 in versione PlayStation 3. FIFA dunque domina nettamente su PES e riconferma che i titoli calcistici in Italia riscuotono sempre e comunque un buon successo. E veniamo così alla prima posizione, che anche questa settimana è in mano a Ubisoft e al suo Just Dance 3 in versione Wii, il dance game più apprezzato in assoluto. Prima posizione quando i concorrenti Dance Central e Dance Star Party non sono neppure in top 10. Doppia vittoria quindi per Ubisoft, mentre assenti illustri da questa top 10 sono alcuni tra i titoli più apprezzati di fine 2011, come Skyrim, Batman Arkham City, Uncharted 3, Zelda Skyward Sword e Battlefield 3. Passiamo alla classifica dei giochi PC.
In decima posizione vede il calcistico FIFA 12, stranamente relegato in coda alla classifica. Nona posizione per il simulatore di volo X-Plane 8 Premium di FX Interactive. In ottava posizione invece Battlefield 3, preceduto in settima dal rivale Call of Duty Modern Warfare 3. Un buon risultato per Battlefield, che proprio su PC esprime tutto il potenziale dell'engine grafico Frostbite 2, a patto ovviamente di possedere un hardware all'altezza. In sesta posizione una new entry, King's Bounty Crosswords Premium, espansione del gioco di ruolo tattico King's Bounty Armored Princess di FX Interactive. In quinta posizione un titolo che è stato sbandierato come quello capace di scalzare dalla vetta un mostro sacro come World of Warcraft, o meglio, di insidiarlo, perché scalzarlo sarebbe stato forse un po' pretestuoso visti i milioni di iscritti al popolare MMO Blizzard. Fatto sta che dopo averlo giocato questo titolo continua a non convincerci, a quanto pare non siamo i soli a pensarla così, e infatti a nemmeno due settimane dal lancio ecco che Star Wars The Old Republic, sviluppato dai BioWare per Electronic Arts, è già sceso in quinta posizione nella classifica di gradimento per PC. Quarta posizione per gli immancabili Sims di The Sims 3 Animali & Co. Limited Edition. E arriviamo così in zona podio, dove su PC a contendersi le prime tre posizioni sono quasi sempre i soliti titoli, oggi in quest'ordine. Terza posizione per il manageriale Football Manager 2012 di Sega, un vero e proprio best seller su PC. Seconda posizione per la carta prepagata da due mesi per giocare a World of Warcraft. L'MMO Blizzard risponde così alle voci sul calo delle iscrizioni, dimostrandosi sempre uno dei favoriti. Ma il titolo di favorito in assoluto questa settimana va ad un altro top seller su PC, ovvero The Sims 3, un gioco che dal 2009 ad oggi ha venduto oltre 10 milioni di copie e che a due anni e mezzo dal lancio si concede il lusso di conquistare la vetta della classifica PC, quando in giro ci sono concorrenti freschi di rilascio del calibro di Modern Warfare 3, Battlefield 3 o Star Wars The Old Republic. Complimenti quindi a Electronic Arts. E ora passiamo alla classifica di preordine, su cui non si segnalano cambiamenti rispetto alla settimana precedente. Al quinto posto quindi si piazza Soul Calibur 5, nuovo capitolo del picchiaduro con armi firmato Namco Bandai, che è davvero davvero molto atteso. In quarta posizione, pure questo attesissimo, c'è il terzo capitolo della storica serie Diablo di Blizzard, che proprio lo scorso dicembre ha festeggiato i 15 anni. Il primo Diablo uscì infatti nel 1996, mentre Diablo 2 4 anni dopo soltanto nel 2000. Diablo 3 invece si è fatto attendere molto di più, visto che uscirà nella prima metà di quest'anno, a 11 anni di distanza dal secondo capitolo, ed è confermato che arriverà pure su console. Trattandosi di un titolo Blizzard, il successo è praticamente assicurato e gli appassionati dovranno quindi prepararsi a perdere ore e ore di sonno nell'esplorare dungeon, sconfiggere boss nei vari livelli di difficoltà proposti dal gioco. Terza posizione, non per un gioco ma per una console, la nuova portatile Sony PlayStation Vita, un gioiello al top per tecnologia con processore quad-core, schermo OLED ad alta risoluzione, doppio touch frontale e posteriore, doppio stick analogico, doppia fotocamera frontale e posteriore, connettività Wi-Fi e opzionale anche 3G, insomma una console rivoluzionaria che uscirà in Italia il 22 di febbraio e che offrirà la potenza di una PS3 ma in una tasca. Seconda posizione nei preordini GameStop per il nuovo Final Fantasy, Final Fantasy 13-2, ambientato 3 anni dopo gli eventi di Final Fantasy 13, ci vedrà vestire i panni di Sarah Farron, che insieme al giovane Noel Crace andrà alla ricerca della sorella Lightning, protagonista del capitolo precedente. Tra le novità, oltre alla trama ovviamente, si segnala il sistema di combattimento migliorato. Arriviamo così alla prima posizione, dove, attesissimo da tutti gli appassionati, si piazza il nuovo capitolo, terzo, della saga di Mass Effect. Mass Effect 3 sarà il primo titolo AAA in uscita nel 2012 e siamo tutti ovviamente ansiosi di tornare a vestire i panni del comandante Shepard in questa ultima disperata battaglia contro i Reaper e anche contro l'associazione Cerberus, che ora si è schierata contro di noi. Per vivere l'epica conclusione di questa storia dovremo attendere fino a marzo, l'8 marzo in particolare. Concludiamo segnalando l'offerta 3x2 di GameStop, che offre a tutti gli appassionati di portarsi a casa tanti titoli di qualità ad un prezzo stratosferico. In pratica, acquistando due prodotti in promozione, il terzo costerà solo un centesimo. L'offerta è valida sia per gli acquisti in negozio che per quelli online. Per sapere quali titoli siano disponibili non dovrete far altro che andare sul sito ufficiale di GameStop. E con questo abbiamo concluso. L'appuntamento dunque è per settimana prossima con un nuovo Best of the Week.